Allora, oggi cominciamo a vedere come si collegano vari organi agli altri di trasmissione, come si collegano le ventate, come si collegano, fondamentalmente come si collega l'albero e il mozzo. In genere come avviene il collegamento tra queste due superfici rotanti per trasmettere il moto o soprattutto, o meglio, per trasmettere la foglia torcida. Quindi qual è il tipo di collegamento che ci consente poi di trasferire dall'albero all'utilizzatore o da un motore all'albero la coppia torcida? Solitamente questa tipologia di collegamenti viene indicata come accoppiamento albero-mozzo, dove ovviamente il mozzo è quell'oggetto che contiene l'albero, o meglio, in cui l'albero è inserito. Una configurazione tipica di collegamento può essere questa che è il P2. Abbiamo un albero con due cuscinetti e una ruota dentata. Vedete come sono collegati? I cuscinetti vengono poggiati, solitamente vengono messi semplicemente infilati. L'albero viene infilato nella corona interna del cuscinetto, poi il cuscinetto viene mandato a battuta e per esempio per tenere i cuscinetti può esserci un anello di tenuta dietro o una spina o ci può essere un altro dispositivo, lo vedremo. Questo è un collegamento abbastanza semplice. C'è poi invece un collegamento un pochino più complesso, che è quello che riguarda per esempio la ruota dentata, in cui la ruota dentata è messa sull'albero attraverso una lingotta. Cioè viene fatta una cava sull'albero, una cava sulla ruota dentata, tra le due parti viene messa una barretta di acciaio e questa serve a trasmettere la coppia dalla ruota all'albero o viceversa. Ovviamente anche questa può essere poi poggiata con uno spallamento di tenuta per evitare gli scorrimenti assiali o i giochi assiali. Quindi quello di cui noi ci vorremmo occupare in queste lezioni successive, che vedremo, è proprio questa tipologia di collegamento, cioè come collegare questi organi che servono per trasmettere la coppia e quale di questi organi è più efficace. Qui c'è un altro esempio di collegamento in cui vedete, questa è una puleggia. Questa puleggia ha una scanalatura qui, viene infilata sull'albero e sull'albero c'è una cava dove viene inserito il barretta di metallo e chiaramente quando uno gira tocca sulla barretta e impone la rotazione all'altro, sia esso l'albero che fa girare la ruota o viceversa. Un altro tipo di collegamento è invece quello a profilo scanalato, che forse avete visto, che è fatto in questo modo, cioè il mozzo ha una serie di dentature, di scanalature, l'albero ha l'estremità con una serie di dentature, questi denti vanno nelle scanalature del mozzo e impongono la rotazione. Questo ovviamente è un sistema di collegamento molto più efficace rispetto a quello che abbiamo scoperto. Chiaramente ci sono più denti in presa, la coppia che intuite chiaramente, poi lo vedremo con i conti, ripeto, questo è solo come introduzione, poi andremo a fare i dimensionamenti di questi organi, la coppia che si riesce a trasmettere con questo tipo di soluzione è più alta. Il compito principale quindi di questi collegamenti è quello di collegare assialmente in modo fisso, nel senso che io non voglio scorrimenti assiali o vorrei evitarli. Devo avere la capacità di smontaggio, ovviamente, possibilmente. In certi casi questo non si ha, però quello che si vuole realizzare è la capacità di poter smontare questi componenti. E devo trasmettere nella maniera più efficace la coppia torcente. È chiaro che anche qui trasmettere la coppia torcente nella maniera più efficace dipende dalla
progetto che sto eseguendo. Un conto è la coppia torcente che deve trasmettere l'albero di trasmissione dell'escavatore, un conto è la coppia torcente che deve trasmettere l'albero di trasmissione di una vespa. I tipi di collegamento, vedrete, sono diversi. Le caratteristiche fondamentali che devo tenere in conto quando faccio questo tipo di collegamenti sono questi che vedete riportati qui, e cioè devo evitare gli slittamenti nella trasmissione della coppia torcente, devo assicurarmi una certa resistenza a fatica del componente perché è sottoposto a carichi ciclici, quindi devo fare comunque una verifica di fatica, devo assicurarmi, questa è una delle parti più importanti, la resistenza al fretting, cioè che cos'è il fretting? La fatica, l'usura, la fatica superficiale, va bene? Alle varie problematiche di usura. Devo garantire una certa facilità di montaggio e smontaggio del componente e devo anche avere la capacità di lavorare in campo elastico. Perché questo? Perché se vado in campo elastoplastico il componente si deforma, gli accoppiamenti non sono più mantenuti. Quindi comunque mi devo garantire che questo oggetto lavori sempre in campo elastico. Qui c'è, diciamo, una mini classificazione delle tipologie di accoppiamento, in realtà è solo per darvi un'idea, poi questo lo vedremo, che sono gli accoppiamenti di forma o geometrici, gli accoppiamenti per attrito e gli accoppiamenti geometrici precaricati. Che vuol dire accoppiamenti geometrici di forma, accoppiamenti di forma o geometrici? Nel senso che io ho disegnato la geometria dell'albero del mozzo in maniera tale che questi vanno ad accoppiarsi. Per cui per esempio il profilo scanalato. L'accoppiamento per attrito, quale può essere secondo voi? Funzione l'accoppiamento per attrito. Cioè, praticamente collego i due oggetti e li tengo premuti tra di loro in maniera tale che l'attrito che si genera, per esempio il forzamento, un metodo che è quello ovviamente più vecchio, più usato per collegare la ruota all'asse, era quello di fare il foro centrale della ruota che andava calettato sull'asse leggermente più piccolo dell'asse stesso. Con forzamento a caldo si mette la ruota, quando si raffredda si restringe il metallo, si chiude sull'asse e quello è un forzamento. È chiaro che quello rispetto a un profilo scanalato funziona fino a un certo punto, nel senso che poi quando arriveranno certi momenti torcenti, quando si raggiungono certi momenti torcenti o certe velocità, si può avere quello che si chiama lo slittamento. Non c'è più l'attrito sufficiente a tenere, a trasmettere l'acqua. Per cui ovviamente ognuno di questi accoppiamenti sarà funzione anche della tipologia di coppia che voglio trasmettere. Qual è l'efficienza di questi accoppiamenti? Questi sono alcuni dei collegamenti che noi vedremo. Forse l'avete sentito nominare o l'avete visto a disegno probabilmente qualcuno di questi. Ci sono quelli che vengono chiamati le pelette, le linguette, le spine, che sono dei perni fondamentalmente che prendono i due oggetti, degli anelli elastici di tenuta che vengono messi alla fine, come quelli che avevo detto si possono mettere nei cuscinetti. Oppure i profili scanalati, qui profili scanalati in realtà, non so come si chiama. Ovviamente ognuna di queste, di questa tipologia di collegamenti ha pregi e difetti. Qui sono riportate più o meno alcune delle caratteristiche. Ovviamente qui sembrerebbe che le spine c'hanno sia tutto, in realtà tenete presente che magari sono quelle che si rompono più facilmente o che dal punto di vista costruttivo magari non si possono fare, perché la spina impone un foro sull'albero, il foro impone dei cappattini. Tenete presente sempre questo,
poi un conto è il foro, un conto per esempio potrebbe essere il profilo scanalato, che in genere quando si fa sempre sulla parte di albero che viene un pochino più di diametro un pochino più grande del diametro primitivo che io ho determinato, proprio per poter garantire l'efficacia della scanalatura. Ovviamente qui manca una colonna in realtà, che vedremo poi dopo, e quale coppia riesca a trasmettere, perché per esempio sicuramente questo rispetto a questo ha una capacità di trasmissione di trasmettere coppie più elevate. Il profilo scanalato è quello che trasmette le coppie più elevate in realtà. Uno spaccato, forse ripeto, avete visto il disegno di invece chiavetta, è riportato qui. Vedete, c'è la ruota dentata con la scanalatura, forse l'immagine si vede poco chiara per la luce, c'è la scanalatura, qui dentro viene messa la linguetta, quando l'albero o la ruota girano, applicano una forza sulla questa faccia e questo consente la rotazione poi dell'elemento. Ovviamente le linguette e le chiavette sono molto simili, quello che cambia è il modo di lavorare, perché le chiavette lavorano per attrito sulla superficie superiore, vengono forzate nella scanalatura, le linguette invece lavorano per pressione sulle facce. Qui c'è poi un esempio, altro esempio del tipo di collegamento che ho trovato qui su internet, se ne trovano tante di queste foto, le potete cercare come volete, metterò poi sul sito una parte di queste dispense. Ovviamente la scelta della tipologia della linguetta, della chiavetta, del profilo scanalato dipenderà, come vi dicevo, dalle prestazioni che voglio ottenere. Qui vedete, avete una tipologia particolare di linguetta che poi l'ha fatta a mezzaluna. Qui è una linguetta rettangolare, qui invece avete il profilo scanalato. Vedete l'efficacia di trasmissione del moto? È chiaro che questa che è più ben intuesa ha la capacità di trasmettere più coppie. Questa è anch'essa efficace, ma il foro che io vado a fare sull'albero è più ampio, quindi devo tener conto di questo, perché in quella zona devo fare l'albero un po' più grosso. Quindi in ognuna di queste situazioni devo tener conto poi della peculiarità costruttiva. Sulle linguette, fondamentalmente dal punto di vista, diciamo, qualitativo, poi vedremo il dimensionamento, in genere se ne usano, le più comuni sono di due tipi, la linguetta di tipo A rettangolare o di tipo B arrotondata, la più usata in genere è quella di tipo A, è anche la più semplice dal punto di vista costruttivo, cambiano proprio qui. Esistono ovviamente tutta una serie di normative, queste norme uniche che vedete citate qua sono un po' più vecchiotte, adesso sono state aggiornate, ma sono tuttora comunque valide, nel senso che l'aggiornamento ha recepito questo, c'è qualche piccola cosa sui nuovi materiali. Ovviamente, come vedete, se vi ricordate qualcosa al disegno che avete visto, il discorso delle tolleranze, che sono abbastanza strette, le tolleranze di lavorazione. Altra cosa è il discorso del materiale, ve lo accenno, poi lo vedremo quando tratteremo ognuno di questi componenti, li tratteremo singolarmente, vedremo anche il discorso materiale. È chiaro che se io vado a disegnare una linguetta per un cambio di velocità, per esempio, perché mi serve per collegare una ruota dentata sull'albero, è preferibile che sia la linguetta a rompersi se qualcosa di dentro se ne va a rompere. Cioè tra ruota dentata, albero e linguetta, la più economica è la linguetta, preferisco che si rompa la linguetta e non l'albero, chiaro? Quindi quando vado a disegnare il componente devo stare attento anche nella scelta del materiale, perché sceglierò un materiale che non mi danneggi l'albero. Anzi,
se si deve danneggiare è preferibile che si danneggi la ruota. Altri esempi di collegamenti sono questi, vedete, posso usare anche dei collegamenti poi muronati, nel senso che poi alla fine le linguette li posso anche collegare poi tramite viti. Una cosa di cui devo tener conto, e lo vedremo poi nei calcoli, è che devo stare attento a non finire con uno scavo, non devo finire vicino all'intaglio. Perché io so che in prossimità dell'intaglio c'è comunque un'intensificazione delle tensioni, che la per cui la DAO in prossimità della linguetta, invece di darmi questo taglio, vedete, lineare, per effetto del tappaggio mi darebbe un taglio maggiore e quindi mi troverei in situazioni critiche. Quindi devo prestare attenzione nel disegno e nel dimensionamento anche di queste problematiche. Qui vedete riportati, qua vengono indicati con beta con T e beta con F, in realtà sono i KT e KF che noi abbiamo utilizzato, che riguardano gli accoppiamenti di forma che abbiamo visto. C'è una variazione, per esempio la spina da un KT che può essere tra 2, 5 e 3, 3, la linguetta da un KT che può essere da 1 e 9 e 2 e 5, vedete l'albero scanalato tra 1 e 5 e 2 e 7, questo dipende poi da come è realizzato. Ma la cosa più importante sulla quale volevo focalizzare la vostra attenzione è sulle caratteristiche, perché vedete la spina è vero che, come vi dicevo, garantiva tutta una serie di condizioni, quelle che avete visto prima, ma riesce a trasmettere una coppia piccola, però è molto economica. Si tratta di fare un perno, da infilare questo perno in maniera tale che prenda sia il mozzo che l'albero. Quando uno gira, la spina che è sottoposta al taglio ovviamente impone la torsione anche all'altro componente. Il miglior modo di trasmettere coppia in genere è o l'albero scanalato o l'albero striato. L'albero scanalato è un albero che ha 7-8 denti e il morso ha 7-8 scanalature. L'albero striato ha tante righe più piccole che però vanno impresa bene. L'albero e il morso. Queste cose poi li metterò sul sito, tutti questi dati. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di accoppiamenti, come l'accoppiamento di forma precaricato, bloccato alla pressa, bloccato a caldo, eccetera, eccetera, che gli danno anche loro un certo tipo di trasmissione di coppia in funzione della tipologia di accoppiamento. Man mano che scenderemo nei dettagli lo vedremo. Vediamo come funziona la linguetta. Ragioniamo un pochettino sul dimensionamento della linguetta. Come funziona la linguetta? Vedete, in genere sull'albero agisce una coppia torcida. O dovete trasmetterla. Va bene? Questa coppia torcente si può schematizzare con una forza F per il raggio, o per dimezzi se volete, dell'albero. Poiché immaginate qui un altro organo circolare che è scanalato e che gira e che quindi applica su questa faccia una pressione. Di conseguenza ci sarà una pressione su quest'altra faccia, questi sono due organi uno dentro l'altro, uno gira e applica la pressione, la linguetta sente la pressione anche sull'altro lato e quindi impone poi la rotazione all'organo. Oppure questa è la coppia che io ho applicato all'albero, questo tende a ruotare così, qui c'è la linguetta ferma, pressione su questa faccia, la linguetta comincia a girare solidale con l'albero, qui c'è il mozzo sopra fermo, qui sopra si genera pressione sulla linguetta. È la stessa cosa, gira l'uno o gira l'altro.
La F è la risultante delle forze di pressione. Quello va in battuta. Questo va in battuta per tutta la lunghezza della cava, quello che ho generato sull'altro. Quindi su tutto quel pezzo di faccia della linguetta c'è pressione. La risultante di queste pressioni è una forza F. La coppia addolcente sarà questa forza F in prima approssimazione, perché in realtà non è proprio così. In prima approssimazione la posso pensare come la forza F per il raggio, perché in realtà questo non è il raggio, è un po' più giù. Se questa è H, questa altezza, questa forza F sta a distanza dal centro, il raggio meno H mezzi in realtà. Però in prima approssimazione posso considerare che la coppia addolcente è quella, anche perché quell'altezza è piccola rispetto al raggio. Qui forse il disegno si capisce un po' meglio. Quindi nei lucidi successivi non ho avuto tempo di cambiarli, trovate la coppia addolcente, quella che io chiamo sempre T, la troverete indicata C non T, ma cambia poco. È il momento torcente, la coppia torcente. Quindi, supponete di avere voi una linguetta che abbia una larghezza B, un'altezza H e una profondità L, con delle barrette di questo tipo. La coppia torcente, abbiamo detto, dovrebbe essere la risultante P per D mezzi più H quarti, perché questa è H, questo è H mezzi, la risultante sta a metà, qui sta a metà, sopra sotto come preferite, se considerate questa è H mezzi, questa è H mezzi, questa è H quarti, quindi sarà D che fino a qui più H quarti, ok? Che però, come vedete, posso trascurare quell'H quarti, perché è un quarto della lunghezza della linguetta che rispetto al raggio è molto piccolo, e quindi posso dire che la coppia torcente è la forza per il raggio, o per di mezzo, o per diametro, metà del diametro, come vedete. Preferisco usare D perché noi quello è che andiamo a determinare di solito quando dimensioniamo l'albero. Su alcuni testi ovviamente invece di mezzi trovate R, ma cambia poco. Ma questa forza P, essendo la risultante delle pressioni su una faccia, è anche uguale alla pressione per l'area. Giusto? La pressione vale P piccolo. Questa altezza qui è H mezzi. La lunghezza dentro la lavagna è L. Quindi l'area è H mezzi per L. La sigma di compressione sarebbe P, piccolo, quindi questa forza P in realtà è un mezzo la pressione che io esercito, e questa P sarebbe, scusatemi, la pressione che io esercito per l'area, che è H mezzi per L. Ovviamente posso eguagliare le due formule, posso eguagliare questa con questa. Se eguaglio le due formule posso scrivere che il 2 in che senso eguaglio le due formule? Ovviamente questa è P, devo trovare pure P da qui, P è uguale a 2 coppia torcente diviso D, poi lo eguaglio a questo, per cui 2 C, quindi la P trovata sopra che è questa, deve essere uguale alla P trovata qui che è questa. Il 2 diventa 4, ovviamente, vedete, da questa formula qui mi ricavo la pressione, da questa relazione vado a ricavare la pressione che agisce sulle facce. Che cos'è la pressione? La sigma che agisce, la sigma di compressione che agisce sulle facce. Questa è la pressione. Chiaro? Se la scrivete con sigma, in genere la notazione è meno sigma, per dire che è una sigma di compressione. Voi sapete le pressioni che vi hanno fatto in qualche altro corso, il fatto che la pressione ha segni opposti rispetto alle sigma, ma sempre una sigma di compressione. Quindi
questa P è uguale a 4 volte la coppia torcente HLD, dove H e L sono dimensioni della linguetta, D è dimensione dell'albero. Quando è che la linguetta resiste a compressione? Cioè non si schiaccia, non si deforma. Quando questa pressione è uguale alla pressione ammissibile, che può essere la sigma limite di compressione che io ho trovato in funzione dello snervamento del materiale di un coefficiente di sicurezza. In genere il coefficiente di sicurezza per le linguette è abbastanza basso. Questo è quello che si chiama dimensionamento a compressione delle linguette. Ovviamente, generalmente alcune di queste grandezze sono note. La più ammissibile è nota perché è quella limite che io trovo sul materiale che sto utilizzando. La coppia torcente è la coppia massima che io voglio trasmettere o che voglio ricevere, dipende dal tipo di macchina che sto usando. Questo lo conosco perché ho fatto un dimensionamento di primo tentativo dell'albero, quindi di lo conosco. Le uniche due incognite sono H e L, dove H è l'altezza della linguetta ed L è la sua lunghezza. In genere una delle due si sceglie. Scelgo una delle due e trovo di conseguenza l'altra. Certo. Spesso si usano, e lo vedremo adesso che faremo, il dimensionamento a taglio della linguetta. Perché questa è a compressione, ma con due forze messe così su questa sezione centrale agisce anche un taglio. Io finora ho fatto solo il dimensionamento a compressione. C'è anche un dimensionamento a taglio. Solitamente quello che succede sulle linguette è o si usurano o si schiacciano, però è importante anche il dimensionamento a taglio. Qui c'è un esempio, sempre sul dimensionamento a compressione, di alcuni valori tipici che vanno utilizzati per la P ammissibile. In genere si usa, se ho un mozzo in ghisa, un P ammissibile di 50 MPa, o questi con acciaio, ovviamente, questi fanno riferimento ad acciaio a carbonio basso legato. Chiaro che per applicazioni speciali dove si usano acciai particolari questi valori possono cambiare, questi sono valori generici di uso comune. Quindi questa è quella la formula che mi consente di determinare il dimensionamento della linguetta. Qui giustamente si fa notare che la P ammissibile deve essere quella dell'elemento meno resistente, cioè se mozzo e albero sono fatti con materiale diverso, mozzo, albero e linguetta sono fatti con materiale diverso, per motivi vari, sceglierò come P ammissibile tra i tre quella del materiale meno resistente. In genere preferirei avere un materiale meno resistente quello della linguetta, però questo poi dipende dall'organo che io sto costruendo. Posso? Sul dimensionamento al taglio il discorso è identico. Cos'è che cambia secondo voi? Il dimensionamento al taglio della linguetta è identico, l'unica cosa che cambia è l'area sulla quale agisce la forza di taglio, che non è più la faccia questa che entra nella lavagna, ma essendoci una forza qui e una forza qui, il taglio agisce sulla linguetta su questa faccia, quindi quello che cambia è l'area, non è più H mezzi per L, ma sarà B per L, perché agisce su questa faccia.
giusto? Essendoci due forze uguali e opposte, molto vicine, la faccia sulla quale agisce il taglio, immaginate di segare la linguetta qui, andando dentro la lavagna, la faccia dove agisce il taglio è proprio questa qui. Quindi quello che vi cambia, il dimensionamento è identico, la coppia torcente è la stessa, le dimensioni sono uguali, l'unica cosa che vi cambia è l'area sulla quale agisce il taglio. Il taglio agisce sulla faccia B per L. Ovviamente la tau del momento torcente la conoscete, la formula è sempre questa. Qui non è riportata, ma sapete bene che quella coppia torcente equivale a 16 momento torcente pi greco per tutto, per avere il taglio, giusto? La forza di taglio invece è data dalla pressione per l'area che è B. La tau è forse lo devo spiegare lì. Allora, la forza è fondamentalmente lo sforzo per l'area sulla quale agisce, quindi lo sforzo è la forza diviso l'area. La forza è sempre più grande, l'area è B per L. La forza io l'avevo trovata, faccio vedere quella forma, questa è la P, giusto? Ho determinato la P, è quella. L'area è B per L, quindi la tau sarà questa forza P diviso B per L. E questo deve essere uguale, ma questo un mezzo pi per h, mi dovrà essere pi per d. Ma pi, che è questa forza qui, questa è la forza grande, moltiplicato di mezzi mi dà la coppia. Se io ci metto di mezzi sopra, devo mettere di mezzi pure sotto, chiaro? Quindi mettendo di mezzi, il primo di mezzi si fa P per di mezzi e mi dà la coppia, l'altro di mezzi mi dà 2D, questo è il primo di mezzi, l'altro di mezzi è quello che mi resta, ve lo scrivo? Ve lo scrivo. Allora, P è uguale a un mezzo PLH, la coppia è uguale a pi grande per di mezzi. Beh, la tau è uguale alla forza P diviso l'area. Quindi la tau è uguale a un mezzo PLH diviso l'area che è pi per L, abbiamo detto. Questo qui, scusatemi, no, tutto, okay. Questo deve essere anche uguale, lo posso scrivere anche in questo modo, questa è la P, tutta quanta, ma la P, vedete, per di mezzi mi dà la coppia, io qui di mezzi non ce l'ho, quindi metto di mezzi qui e di mezzi. Tutto questo mi dà la coppia, ci conti. E quindi viene 2, ci conti, DLV. Chiaro? Questo deve essere, per il dimensionamento, minore o uguale della tau ammissibile, come riportato qui. Se fate il rapporto tra questa formula per la tau e la formula per la pressione, che è questa,
fate questo diviso tau, mi viene fuori questa espressione qui, quindi il rapporto tra la pressione che schiaccia le facce e la tau dovuta alle forze di taglio è 2 volte V per H. Di solito infatti sulle lunghette si sceglie V su H tra 1 e 2. Spesso si vedono in giro che vuol dire V per H uguale V su H uguale a 1, che è la linguetta a sezione quadrata. E sono abbastanza comuni le linguette con sezione quadrata, non so se l'avete mai vista.